Non ci credo, ragazzi, non ci credo. La Russia elimina la Spagna ai calci di rigore e si qualifica per i quarti di finale. Davvero incredibile, ragazzi, incredibile. È vero sì che la Russia era prevedibile che potesse fare un ottimo mondiale visto che lo giocava in casa. Ma che avesse battuto la Spagna era davvero una cosa molto inaspettata, però è accaduto, Russia che è riuscita a vincere ai calci di rigore e Spagna che incredibilmente conclude la sua avventura in questi mondiali di Russia 2018 agli ottavi di finale. Davvero in questo mondiale stiamo vedendo un qualcosa di incredibile. Pensiamo soltanto al fatto che Argentina, Germania e Spagna sono già fuori dal mondiale e siamo appena agli ottavi di finale. E già questo davvero ci fa capire quello che di incredibile sta succedendo in questo mondiale. Comunque la partita è finita 1-1, sia ai tempi regolamentari che poi nei tempi supplementari, e poi, come detto, la Russia ha avuto la meglio ai calci di rigore, decisive le parate di Akinfeyev su Koke e su Iago Aspas. Comunque, è stata una partita, molto priva di occasioni nei 120 minuti totali. La Spagna ha avuto un controllo netto del gioco, una percentuale di possesso palla davvero altissima, una percentuale altissima sia di possesso palla ed anche un numero altissimo di passaggi, però la Spagna, diciamo, non riusciva ad arrivare in porta e a creare occasioni. Perché diciamo attuava sì il suo solito tiki-taka, però quest'oggi la Spagna ha attuato un gioco abbastanza prevedibile, non riuscivano a superare la difesa russa e Russia che comunque difendendosi e chiudendosi dietro è riuscita a mantenere gli spagnoli e ad imbrigliare al meglio il loro gioco. Comunque Spagna che si porta in vantaggio dopo circa 10-15 minuti con Sergio Ramos. Anzi, gol che inizialmente era stato dato a Sergio Ramos, però poi vedendo meglio si vede che la deviazione è stata del difensore della Russia e quindi autogol ed 1-0 Spagna. Mentre poi la Russia riesce a pareggiare a fine primo tempo con un calcio di rigore battuto da Dziuba. Piqué prende il pallone con il braccio in area di rigore, viene concesso il calcio di rigore, Dziuba spiazza De Gea e segna il gol dell'1-1. Mentre poi sull'1-1 la Spagna ha avuto qualche occasione, però non tantissime. Su di tutte le occasioni di Diego Costa, dove lì è stato davvero bravissimo Akinfeyev in uscita, questa occasione è avvenuta proprio a pochi minuti dal fischio finale del primo tempo, e poi l'altra occasione è stata con Iniesta, con un'altra ottima parata davvero da Akinfeyev. Davvero Akinfeyev quest'oggi è stato l'eroe di giornata per quanto riguarda la Russia. E ripeto, la Spagna ha praticamente dominato, non tanto per quanto riguarda le occasioni, ma per quanto riguarda il possesso palla, però diciamo ha attuato un gioco un po' troppo fine a se stesso e abbastanza prevedibile. E la Russia ha fatto la partita che doveva fare, cioè una partita tosta difensivamente e non rischiare troppo. E davvero la Russia ha imbrigliato alla perfezione gli spagnoli, così come nei primi 90 minuti, anche nei tempi supplementari. E nei tempi supplementari non è successo praticamente nulla, nessuna occasione da una parte e dall'altra. Il copione è sempre stato lo stesso, con la Spagna che faceva tiki-taka e la Russia
che era ben chiusa in difesa, mentre poi si va ai calci di rigore e ha la meglio la Russia. Per la Spagna vanno a segno Sergio Ramos, Piqué e Iniesta, mentre sbagliano Iago Aspas e Coque. Il rigore decisivo è stato quello sbagliato da Iago Aspas, dove Akinfeyev è riuscito a respingere il pallone fuori di piede. Davvero due ottime parate di Akinfeyev su Iago Aspas e su Koke dell'Atletico Madrid. Mentre per quanto riguarda la Russia, alcuni hanno tirato davvero molto bene. Altri sono stati segnati un po' fortunosamente, dove De Gea ha toccato il pallone, però poi alla fine non è riuscito a mantenerlo, però alla fine è andata così, è davvero clamoroso. Russia che quindi si qualifica per i quarti di finale, dove sfiderà la vincente di Croazia-Danimarca, partita che si giocherà questa sera. Davvero in questo mondiale mi aspettavo molto di più dalla Spagna, come abbiamo visto già nei gironi ha fatto fatica perché per battere l'Iran ha sudato davvero sette camicie e poi con il Marocco ha pareggiato. Quindi mi aspettavo sicuramente di più dalla Spagna, anzi io la ritenevo tra le prime due o tre favorite di questo mondiale, però la Spagna, insieme ad Argentina e Germania, è stata un po' la delusione di questo mondiale. Mentre ora le favorite penso che restino il Brasile, la Francia. Ricordiamo che inoltre ci potrebbe essere un Francia-Brasile in semifinale. E poi ci sono Belgio e Croazia che fino ad ora hanno convinto e possono giocarsi le loro chance. Ovviamente, forse i problemi avuti dalla Spagna in questo mondiale possono essere dovuti anche a quello che è successo con Lopetegui, che è stato mandato via dalla Federazione Spagnola un giorno prima dell'inizio del mondiale perché ha preso l'accordo con il Real Madrid senza avvisare la federazione e quindi poi è stato preso hierro un giorno prima dell'inizio di questo mondiale. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli!